Qual è il quadro, la fotografia, insomma, che arriva dal centro antiviolenza? Allora, parliamo dei dati da gennaio ad ottobre 2021 e, come dire, il quadro è che sono aumentate le situazioni in emergenza e questo era facilmente comprensibile. Il Covid ha alimentato una struttura anche delle relazioni violente già esistente, quindi, come dire, ha dato un rinforzo e noi, come dire, confermiamo che ci sono stati un aumento degli interventi in emergenza. Un altro aspetto da tenere presente sono gli accessi. Per accessi noi intendiamo le telefonate delle donne, gli incontri di primo accesso che servono poi sono finalizzati alla rilevazione e valutazione del rischio, tutti propedeutici per l'inizio del percorso di uscita dalla violenza, che poi è fatto di molti incontri, consulenze legali, consulenze psicologiche. Ecco, questi accessi, facendo una semplice stima della settimana scorsa, sono stati 49 in 7 giorni, perché poi noi abbiamo anche la reperibilità durante i festivi. Questo significa che se spalmiamo questo dato nelle 46 settimane da gennaio ad ottobre si tratta di circa 2000 accessi. Voi capite che sono tanti e ovviamente abbiamo dato risposta a ciascuno di essi e abbiamo preso in carico la complessità del percorso di uscita dalla violenza nelle sue tutte sfaccettature, non in ultimo anche l'autonomia economica e l'autonomia abitativa. I dati sconfortanti anche dei primi mesi di lockdown sono stati questi, no? Che le denunce si sono completamente azzerate e questo è legato al fatto che la donna di fatto non poteva, no, accedere, no? Aveva anche il timore ad uscire per il contagio che poteva verificarsi e quindi, come dire, i dati sul lavoro ci dicono che su 101.000 licenziamenti causa Covid, 99.000 erano donne. E quindi mi piace ricordare quello che diceva Simone de Beauvoir: ogni volta che c'è una crisi sociale ed economica, i primi a rimetterci sono i diritti delle donne. Per cui è importante ancora di più oggi essere presenti e dare risposte. Ecco, a proposito di risposte, siete abbastanza supportati dalla politica, insomma, da chi dovrebbe darvi una mano nel dare risposta alle donne? Qual è il vostro appello di oggi? Dobbiamo investire ancora di più, diciamo, nella formazione di rete, perché leggere il fenomeno della violenza prevede una formazione, perché poi se no si cade in quei luoghi comuni che poi di fatto rinforzano per esempio la rivittimizzazione, che è quella comunemente a cui assistiamo ogni giorno, cioè dare implicitamente e a volte anche in maniera esplicita la responsabilità alla donna che subisce violenza, anziché guardare, puntare l'accento su chi compie la violenza, su chi agisce la violenza. A proposito di luoghi comuni, sono più donne italiane o donne straniere? Allora, i dati confermano che il 40% delle donne qui che si sono rivolte alla nostra associazione è del territorio della città di Arezzo. Sì.